extracomunitari, clandestini. Siamo tutti uguali, siamo tutti uguali. Da paese a paese siamo diversi. L'uomo è l'uomo. Però io le chiedo una cosa, no? Sono uguali per tutti. Io le chiedo una cosa. Sono stati mesi lunghissimi a dire a mia figlia, non so cosa darti da mangiare, domani forse mangiamo, no? Mi scusi dall'emozione, mi tanto. Tutti i giorni questo. E poi leggi che gli extracomunitari arrivano qua, 35 euro al giorno. Che non prendono l'oro, che non prendono l'oro, perché c'è il magna magna, c'è il magna che magna, ha dimostrato, cioè, magna magna, e che per il momento è a Roma, e poi vediamo se viene anche in su, perché sarà per tutta l'Italia. Se è successo, cioè, a Roma, per cui lei mi vuole dire che tra noi triestini, gli extracomunitari, su queste siamo affermazioni tutti starei un po' attenti, perché è la magistratura che si occupa io di mi queste auguro cose. Che poi un'estrema, gli extracomunitari che voi fate privilegiati, cari signori, anche e se loro sono in strada con quattro figli, anche se togliessimo i soldi, hai dimenticato fammi finire di parlare, ci stavo arrivando, tu mi devi far finire di parlare. Anche se togliessimo 6 milioni di euro che il governo trasferisce per gli extracomunitari, non avremmo una lira in più per i triestini. Ho stampato gli elenchi io per quanto riguarda Gorizia. L'ultima assegnazione della settimana scorsa di alloggi a Gorizia, il 100%, tutti, letteralmente tutti a famiglie straniere. Sicuramente mi rendo conto della sua situazione e che potrebbe diventare sicuramente domani anche la mia. Io preferirei un lavoro. Beh. Io già mi sento nei suoi confronti privilegiata, no? Quindi già mi sento un po', dico, ma sti politici, perché di queste discussioni qua ne facciamo noi qua, le fanno in altri studi, in altri salotti. Ma sentendo queste situazioni, ma non si vergognano di alzarsi la mattina? C'è gente che non ha come mangiare e loro mangiano. Mi pare che sia una famiglia di nazionalità italiana, ecco. E che doveva entrare quando? Appena cioè, è stato ritardato questo ingresso, volevo capire, insomma, per il fatto che è stato occupata l'abitazione. No, era pronto per essere ritardato, dovevano fare la visita al sopralluogo per vedere se era di gradimento l'appartamento e veniva segnato.